Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, ancora una volta per parlarvi un po' fuori dal caos, per riflettere su qualcosa che abbiamo davanti agli occhi e che magari ci sfugge. Mentre la nostra vita scorre, altre creature vivono esistenze segrete, con abitudini difficili, ma precise, intelligenti, che hanno un significato. Questa puntata è dedicata a una serie di trucchi che gli animali usano per mettersi in maschera, così da spaventare i nemici più pericolosi, oppure letteralmente per sparire. Abbiamo chiamato mimetismo questa furbizia, ma pensate che sia stato semplice per quelle specie inventare un simile metodo? Sigla. La natura guida piante e animali, noi compresi, con una direttiva primaria, in sostanza la sopravvivenza della specie. È come una gara per la vita, basata su equilibri che durano finché funzionano. Vediamo quali sono. Primo, ricerca del cibo, con tutte le sue difficoltà. Ad esempio, nell'inverno, un petirosso cerca delle bacche rimaste in natura. Un uccello ittiofago, cioè mangiatore di pesci, il martin pescatore, cattura abilmente pesci. È un carnivoro, il raro gatto selvatico se la cava con un pulcino. Per proteggersi dalle avversità ci vuole la presenza di un ricovero, come la tana di un coniglio selvatico dove farà nascere i suoi piccoli. È il tunnel sotterraneo della tarantola, un ragno odiato ingiustamente, dato che è innocuo. Contro i nemici naturali sono anche necessari dei mezzi di difesa, che hanno molte specie, come il riccio di mare, che possiede ben noti aculei. Oppure servono sensi potenziati e in allerta, come quelli del capriolo, con udito e olfatto finissimi, uniti a eventuali mezzi di fuga, di cui è dotato anche lo scoiattolo. Mezzi basati soprattutto sulla velocità e l'occultamento in buchi stretti e profondi. Per la riproduzione c'è la immancabile ricerca del partner. E vediamo due cavallucci marini dove il maschio addirittura tiene i piccoli in un marsupio, fino alla nascita. E osserviamo anche un incontro romantico tra due colombi molto carini. Individuato il partner, segue la competizione dei maschi per il possesso della femmina, che non sempre si svolge con lotte simboliche come quella del cervo o quella del gallo cedrone che sembra un balletto. Quindi, alla luce di questi presupposti, si può capire quanto la lotta per la vita risulti difficile. E se un predatore deve trovare il modo per sopravvivere e in molti casi alimentare i suoi figli, una preda rischia continuamente la vita e deve usare ogni mezzo per non essere divorata. Esistono diversi accorgimenti per scoraggiare il nemico, uso di sostanze nocive o velenose, come il cianuro organico delle zigene, oppure parti esterne coriacee e non commestibili, come nelle testuggini, ma anche comportamenti che suscitano fastidio o danno, come fa il bracchino, che emette dei gas e dei rumori molesti dall'intestino, che sorprendono e spaventano i predatori. E diciamolo, sono una specie di puzzette. A carnevale, tra gli scherzi, si usano le fialette puzzolenti. Dato che il senso di allerta lo abbiamo già descritto, resta il tema principale di oggi, in questi giorni di carnevale, le forme e le colorazioni con uno scopo speciale, per mascherarsi ad hoc. Questo trucco si chiama mimetismo, una parola che si conosce e che incuriosisce, ma che implica molte considerazioni nuove. Esso si può basare su due principi, quello di nascondersi, che prende il nome di mimetismo criptico, parola che in latino significa appunto nascosto, e mimetismo aposematico, che al contrario si basa sull'apparire, quindi il manifestarsi. Allora vediamo come funziona. Il mimetismo aposematico può esprimersi con due sistemi opposti. Mimetismo mulleriano, che in pratica serve ad avvertire della propria pericolosità, con un messaggio visivo con forma o colori vistosi, e nuoce realmente al predatore. Ad esempio, la litta con il suo colore metallico sgargiante molto visibile, così avvisa i predatori di essere velenosa. Oppure l'altro sistema, il mimetismo batesiano, che avverte allo stesso modo, ad esempio di essere una specie di grossa vespa, un pericolo. Ma in realtà i due tricchi sono coleotteri, soltanto una simulazione. Vediamo un paio di confronti, un imitatore con il suo aspetto falso di mimetismo batesiano, il cerambicide vespa, che scimmiotta i colori della poliste, insetto capace realmente di pungere, provocando dolore e che ci mette in guardia.
essendo di fatto la Poliste una sorta di vespa, il suo mimetismo è mulleriano. Oppure la Volucella Bombo, assolutamente innocua, lo dice la sua testa da mosca, adotta un mimetismo batesiano. Mentre il vero Bombo Lapidario, dotato di pungiglione, si mostra onestamente pericoloso ai predatori, con un mimetismo mulleriano. In alcuni casi il mimetismo mulleriano assomiglia a sistemi pubblicitari che fissano messaggi subliminali nella memoria. Una vespa di terra molto pericolosa avverte i predatori con il suo disegno inconfondibile. Tutti sono in grado di interpretare un segnale del genere. In questo fondamentale sistema, senz'altro più chiaro, si crea una serie uniforme che rappresenta un simbolo molto riconoscibile e pericoloso. Allargando all'intera famiglia la sequenza gialla e nera, i vespidi hanno ampliato la comunicazione pubblicitaria, diffusa in modo planetario. È qui che entra in gioco una serie di figure parassite che sfruttano quella pubblicità per copiarla, come fosse il falso parmigiano venduto all'estero. L'inganno, l'imitazione è sempre, ripeto, un mimetismo batesiano. Le vespe sono imitate da speciali imbroglioni, che sono in realtà innocue mosche. Sono i sirfidi, false vespe ma grandi impollinatori. Per un predatore il loro effetto visivo è uguale. Esiste anche una straordinaria falena che finge di essere un'ape, la Sesia o Egeria apiforme. Un altro esempio molto azzeccato è una serie che non ha avuto, almeno per ora, dei particolari imitatori. In Italia questa famiglia conta 125 specie, tutte altamente riconoscibili, ed è assolutamente la forza di questo modello. Anche un bambino sa di cosa si tratta. È la coccinella. Dicono che porti fortuna, non certo alle sue vittime, che divora avidamente. Le sue prede sono gli afidi, i pidocchi delle piante, ma anche lei è sovrastata da predatori, come uccelli o lucertole o libellule o rospi. Se non li avvisasse, sarebbe perseguitata come le sue vittime. Il mulleriano dice la verità. Infatti la coccinella ha un veleno piuttosto fastidioso, la cantaridina. Ma è meglio del pungiglione mortale. Non uccide, ma fa stare male, malissimo il predatore, che non ci cascherà più. Inoltre il suo stato, in qualche modo, mette in allarme i suoi simili. Vediamo adesso l'aspetto del nascondersi, il mimetismo criptico. Fenomeno altrettanto geniale, che sotto un certo aspetto mostra maggiore abilità. Il principio è quello di copiare non più un modello con un simbolo di pericolo, ma di copiare l'ambiente circostante, diventare uguale e quindi sparirci dentro. Se l'ambiente fosse fatto di palline tutte identiche a colori diversi, sarebbe mimetismo criptico quello di una creatura piccola e sferica che vi si inserisse in mezzo. Ecco fatto, e chi la trova più? Il mimetismo criptico si esprime in modi diversi. Vediamoli. Può considerarsi mimetismo criptico camuffato quando serve per non farsi vedere dal predatore, come il vegetariano insetto stecco, nascosto tra foglie e rametti. Uccello più camuffato del succiacapre non esiste, quasi da film dell'orrore. Sembra un rimasuglio di secume nel terreno. E non parliamo dei suoi strani pulcini. Esistono anche uova deposte su greti dei fiumi e ci si passa vicino senza vederle, perché sembrano pietre. È un camuffamento incredibile che occulta la deposizione del corriere piccolo, ma il mimetismo critico può essere anche predatorio. La rana pescatrice è perfettamente invisibile sul fondo marino, ma è solo per non essere vista dalle sue prede. Muove sulla testa un finto verme e attira i pesciolini. Così ragionano le empuse, spettacolari mantidi predatrici, che spariscono in modo davvero mozzafiato e le prede cascano nelle rapte, cioè le loro zampe, senza accorgersene. Infine, il più scenografico di tutti, il ragno granchio, che muta e si camuffa a seconda del colore del fiore che lo ospita. Un perfetto fantasma. Nessun insetto di cui si nutre può capire chi gli sta davanti e non potrà scamparlo. C'è anche un tipo criptico seduttivo. La femmina dell'edipoda invisibile tra la polvere del sentiero è ricercata dai maschi. Improvvisamente fa un balzo, apre le ali e appare in tutta la sua bellezza. Poi sparisce subito. I maschi diventano matti, la cercano e non la trovano più. Solo il maschio più tenace aspetterà l'attimo in cui lei casca lì vicino. Il criptico costruttivo, vero ingegnere, si maschera con oggetti dello stesso ambiente,
la femmina di falena canefora incolla su di sé bastoncini e foglioline secche per fingersi un residuo vegetale. Il maschio invece vola a cercare femmine con un bel paio di ali marrone. Anche il polpo, uno tra gli animali più intelligenti, oltre al suo mimetismo criptico, adopera materiali mimetici per completare la porta della sua tana. Gli animali a mimetismo batesiano usano per le loro maschere gli stessi colori dei loro modelli seriali, esempio le vespe, e sono principalmente il giallo, il nero e il rosso, ma anche l'arancio e l'azzurro, che mescolandosi devono creare forti contrasti. In questo sfoggio di abilità, qualche altra specie può anche simulare la forma di un animale che fa paura. E può essere che un insetto adulto usi strategie diverse dal suo piccolo. La falena più grande d'Europa, la Saturnia del Pero, ha un bruco dall'aspetto insolito, che insospettisce i predatori. Lei, da animale alato, usa occhi minacciosi simulando di essere chissà quale mostro, così come la sfinge della vite, abile e sfuggente volatrice. Ha un figlio davvero inquietante che assomiglia a un aggressivo serpente. L'adulto della falena foglia secca, molto bella ed elegante, presenta invece un mimetismo criptico, come quello del suo bruco, che è ancora più invisibile e tutt'uno con i rami dove sosta. Riuscite a vederlo? Un mimetismo davvero spettacolare è quello di un piccolo rospo di 5 cm, con gli occhi a forma di cuore, l'ululone pancia gialla, il cui canto è come un piccolo ululato. Lui è double fas, con la schiena grigio-giallastra e criptico, invisibile nel fango. Ma se un predatore lo scopre, diventa mulleriano, si capovolge sulla pancia e mostra i vistosi colori che vogliono dire «Attenzione a mangiarmi, sono molto velenoso». Cerchiamo di capire un interessante meccanismo evolutivo, cioè come si formano i mimetismi. Non è una questione rapida, e da poco. Ci sono voluti migliaia o milioni di anni. Lo semplificheremo, quindi non siate troppo pignoli. Per capire semplicemente come funziona, torniamo indietro nel tempo. Pensiamo a una mosca normale, perseguitata dai suoi numerosi predatori. Non ha difese, e le resta solo la fuga. Casualmente sul fondo dell'addome si forma una macchia nera, una delle tante anomalie. I predatori istintivamente scartano quella mosca e mangiano le altre. Da quella mosca nascono piccoli molto simili a lei. In una successiva casualità compare una seconda macchia. Quella generazione di mosche desta sospetti e, se possibile, non viene mangiata. Poi c'è anche un cambiamento di colore nell'addome, che diventa giallo carico. In più aumentano le macchie nere, come strisce. Sempre per caso, i particolari si completano. I predatori trovano una somiglianza marcata al modello Vespa, quello da evitare. Le mosche rimaste con aspetto normale vengono tutte divorate, così come sopravvivono maggiormente le più credibili. E chi permane aumenta di numero e si stabilizza. Ecco formata una specie di sirfide mimetizzato. A questo punto, in modo dilettevole, verifichiamo di aver capito. Consideriamo i tre mimetismi di base, mulleriano, batesiano, criptico, e confrontiamoli con alcune immagini. Cominciamo con una bella cicala, la colonna sonora dell'estate. Il maschio canta alla femmina la sua canzone per conquistarla. Che mimetismo pensate che adotti? Anche qui l'insetto deve occultarsi e sparire nel suo ambiente. Somiglia a una corteccia, copia il suo ambito, quindi è un mimetismo criptico. E ora un bel serpentello che si trova tra le pietre vicino al torrente. Il suo disegno ci dice qualcosa. Che tipo di mimetismo ci presenta? Il suo occhio non è rotondo, ma a fessura. Già da questo si capisce che è una vipera, un aspide, quindi ci avvisa d'essere pericolosa. È un mimetismo mulleriano. Facciamo un'altra prova. Ecco un simpatico bombiglio. Sa volare senza posa, stazionando in volo delle ore. Quale sarà il suo mimetismo? Guardatela bene, ha solo due ali e la testa di mosca, non di vespa. Quindi è una finzione, mimetismo batesiano. Ti faccio credere di essere pericoloso, ma ti sto ingannando. Vediamo infine un'altra specie,
sembra una falena. Sì, una falera a due teste. Provate a dire qual è il suo mimetismo. Dovrebbe essere stato facile, visto che sembra un pezzo di legno. Sembrare non è essere, teniamolo presente. Essendo falena è molto ricercata dagli uccelli, ma loro non la vedono, perché si tratta di mimetismo criptico. Poveri predatori a digiuno. Cari amici curiosi della natura, questa puntata in maschera che parla di mille difficoltà e trucchi per sopravvivere è finita. Quanti colori e quante invenzioni! Se avete capito e vi è piaciuto capire, se non lo avete ancora fatto potete iscrivervi e cliccare sulla campanella per ricevere notifica delle future puntate. Vi aspetto quindi e mi auguro che siate sempre più numerosi. Grazie, un saluto a tutti. Ciao!